Tutto inizia e finisce qui, in un impianto di depurazione delle acque reflue dove tutti i liquidi che gettiamo nei nostri gabinetti vengono purificati prima di essere restituiti alla natura. Qui siamo all'impianto Achiris di Bruxelles, il più grande del Belgio e uno dei più importanti d'Europa. Le acque reflue raccolte sono sottoposte ad una serie di trattamenti successivi che permettono di filtrare granaglie e oli, particolato e inquinamento organico. À la station d'épuration d'Achiris, nous pouvons traiter jusqu'à une hauteur de 16,4 mètres cubes d'eau par seconde, soit 16 400 litres d'eau par seconde. Et ici, en moyenne, nous allons traiter 300 millions de litres d'eau par jour. Nell'Unione Europea il trattamento delle acque reflue è regolato da una direttiva del 1991. Da allora l'inquinamento è aumentato e la tecnologia è migliorata. Per allineare meglio le norme agli obiettivi politici dell'Unione, come l'azione per il clima, la circolarità dell'economia e la riduzione dell'inquinamento, nel 2022 la Commissione Europea ha proposto una nuova direttiva che ora è all'esame del Comitato per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare. In generale, la nuova direttiva prevede standard e obblighi più severi che le città dell'Unione dovranno rispettare. Ciò richiede investimenti aggiuntivi, ma si tratta di denaro ben speso, secondo il relatore. The cost will be there either way. If you don't do anything, you're going to have medical costs, you're going to have health costs, you're going to have premature deaths. So the cost will be there in different ways. So you have to choose. Would you like to do it the nice way or the bad way? Per l'industria idrica la direttiva è sulla strada giusta, in quanto il testo cerca di portare il settore verso una mentalità diversa, trasformare il trattamento delle acque reflue in un polo di risorse che potrebbe produrre energia come il biogas o recuperare l'azoto e il fosforo utilizzati in agricoltura. Ma poiché tutto questo ha un prezzo, chi inquina di più dovrà pagarlo. There will be strains on the public budgets, but we will need to see also the implementation of the extended producer responsibility scheme for those industries that scientifically are polluting wastewater and they need to contribute to it. Oggi le persone usano più cosmetici e farmaci rispetto a 3 decenni fa, di conseguenza ci sono più residui chimici nelle nostre acque reflue. Se la sfida di ripulire quell'acqua non viene affrontata, aumenterà l'inquinamento dei nostri fiumi e oceani.